So please, so please, Rock. Bella Sonsi, qui abbiamo benvenuti nel mio canale. Ok? Siamo su Resident Evil 7 Biohazard. Sono appena tornato dalla scuola. Sono appena tornato dalla scuola. E niente, siamo rimasti qui. Qui c'è il checkpoint. Insomma, questo è un gioco fantastico. Ma tu sai già tutto del gioco. No, non so tutto, no. Ho visto i dettagli perché, insomma, qua sto calo di frame. Insomma, ci sono dei trucchi anche che altrimenti vai in infinito e a giocarti. E adesso andiamo in cantina. E ci sono dei brutti mostri. Ok, buona fortuna. Sparare in testa. È schifo. Non mi venire qua. Oh. Merda. Ragazzi, io chiudo il video, ragazzi. Cioè, dai, ma come si fa sta roba? Oh, come mi ha... Cioè, io so che ci sono sti bastardi, ma come mi attacca, ragazzi? Cazzo è sto rumore? Cos'è qua? È chiusa dall'altro lato. Cosa sono sti rumori? C'è qualcosa qui? Insomma, ragazzi, stiamo... Mappa area di trattamento. Eccola. Dov'è? Area di trattamento. Dov'è? Ah, ok. E qui, insomma, ragazzi, c'è il peggio. Ok. Insomma, si potrebbe anche un pochino evitare tutti questi rumori. Fluido chimico. Ottimo. Poi cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è di buono? Come diceva il nostro grande Fantozzi, chiaro scorpione. Grazie a Dio. E questo è utilissimo, eh. E Griman, cioè, qua abbiamo trovato foto tesoro. C'è di tutto, c'è tutto possibile, insomma, il tutto necessario. Importante, ecco, diciamo. Oh! Yeah! No, sbagliare, no. Alla testa, alla testa. Ok, ok. Guarda, ho già per... Insomma, ecco, ragazzi, non so quanto è conveniente starmi qua. E cosa c'è qua? Non siamo neanche un po' al sicuro, eh.
Niente, come niente? Luca, ho sorpreso quel tizio che continuava a scappare, l'ho rinchiuso in incendiatore a fondo a sinistra, così non ci sfuga più, tira fuori quando è il momento. Sai come aprirlo? Ricorda, te hai un'impronta nella mano, fai come ti pare con la ragazza. Oddio, sta sfondando la porta! Oddio, no, non è... Insomma... Non ci sono scherzi qui, eh. Lo sapevo, lo sapevo! Oh, stiamo per morire. Madonna, si è inchiodato dietro la porta. Non siamo sicuri neanche qua. Insomma. Polvere da sparo. Oh, ti butto fuori dalla classe. Vedi che impazzisce. Mamma mia, sono bastardi sti qua. No, non muore, oh. Ma muorici. Fottuto bastardo. Mamma mia, devo ricominciare l'ultimo salvataggio. Ok. Andiamo avanti, speriamo bene. Cosa c'è qui? Ma chi le vede, dai? No, no, però è impossibile, insomma. Via, via, via. Mamma mia, guarda, in un secondo mi ha... Mamma mia. Sì, non ci voglio, tornarci. Bello. Bello! Vai! Concentrazione massima, raga. Vado di fretta. Apri! Chiudi! No! Mamma mia, impossibile, raga.
Impossibile. Senza il fluido chimico. Dammi qualcosa, dai. Ma datemi pace, cazzo, Cosa faccio? adesso. Quando registro. A me serve il fluido chimico. Capisci o non capisci, coglione? Non so, ragazzi. Eccolo qua. Cosa No, papà? non riuscirai a cavartela! Fai tutto solo, ed è così che morirai. Io adesso prendo questo, la testa di cane, che è l'ultima che ci serve. Arriva lui. Non riuscirai a cavartela. Oh, cazzarola. Come? Forse devi colpire qua. Come? Come? Motosega, dimmi come. Mamma mia, è così divertente che... Oh, così mi piace. Oh. Dovevo affrontarlo. Non perdere la testa. Non l'ho perso di vista. Dai.
guarda cosa dobbiamo fare, ragazzi, per ammazzarlo. È qui che morirai. Oh. Oh, era ora. Che fatica, però. Fammi un favore e resta morto. Mamma mia, ma siamo, insomma, pazziti proprio siamo. E adesso? Ok. Ok, è lì. Ciao ciao. Meno male, insomma. Checkpoint. Ci abbiamo la testa. Abbiamo 3 solo colpi. 3 fottuti spari. E non ci resta altro che tentare la fuga. Lì, perché qui, insomma. Vai, exit. Insomma, la mia canzone della intro. Oddio, la vecchietta. Oh, come è arrivata fin qui? Boh, insomma, brava. Noi siamo mezzi morti qua. Ok. Mini checkpoint. Ma non finiamo qua adesso, aspetta. Ma qua ci va, eh. E qua ci va qua. Eccolo. Vai. Area segreta. Vediamo, gentile Baker, come sente ultimamente? Passo molto tempo sull'ultimo in console. Le scrivo per informare che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area di cranio sembrano essere colonie fungine. Fungine quasi equivalente con le muffa. Le condizioni che sono di mia paga possono dipendere da queste informazioni. Fungino, questo. Non me ne frega un cazzo. Oh. Ne ho abbastanza a inseguire questi pezzi di merda per il giardino, nascondi le sculture a forma di testa di cane, così i nostri orpi non possono più uscire di casa. Ho già pensato dove, l'orologio a pendolo del soggiorno, il libro della legge, creativa, la stanza di esizione del semiterrato. Bello. Fucile rotto. Però facciamo lo scambio con quello, quindi. Insomma. E questa è la stanza della nostra vecchietta, ragazzi. Chissà se c'è ancora qualcosa qui, eh. Insomma, di solito gli oggetti qui per terra se ne trovano, eh. Facciamoci sta salute. Così. Bene. Allora, visto che adesso siamo tranquilli, usiamo anche sta roba. Vedi? Munizioni pistola. E visto che ci abbiamo tempo. Cerchiamo di prendere il più massimo possibile, insomma.
Ma non le ho viste qua le munizioni di pistola, non ci credo. Boh, qua c'è il fucile e facciamo con il fucile rotto. Insomma, molto facile. Guarda qua che non ho visto. C'è lui. Polvere da sparo. Prendiamoci la testa di cane. Anche le cartucce di fucile adesso. Insomma, sono fondamentali. Vai, dai che usciamo da sta baita. Vedi, sono già sparite, insomma, i consigli, insomma. E allora ragazzi, è uno, è due, la testa centrale. Signore e signori, si esce all'aperto. Si esce all'aperto. Questa bella musica, ragazzi. Insomma, ma allora, vediamo solamente se c'è qui qualcosa. Insomma, peccato che mi sono. Non ci sono più i bonus per vedere cose. Ma li useremo ancora trovandone. E qui anche, ragazzi, oggi ci fermiamo. Insomma, per questa grande. Per questo grande capolavoro di questo Resident Evil 7. Solamente vediamo se c'è ancora qualcosa. Questione di secondi e poi. E qua c'è qualcosa. Guardalo! Agente separatore! No, no, insomma, è molto utile quella cosa, insomma. Inevitabilmente. Andiamo solamente a salvare. E qui lo so che c'è il checkpoint, conosco sta baita, insomma. Ricarichiamoci anche il fucile. Oh, così, così. Qui c'è, diciamo c'è un camper. Non so di chi è, ma insomma ci possiamo guardare il TV. È un posto sicuro. Qui c'è una pistola che, vedete, quindi le monete sono importanti. A quanto pare, mi sento sempre strana presa dentro come mamma e papà. La colpa di lei forse deve fuggire. No, non può. Se lo scoprisse sarebbe la fine per me. Quella donna che ha portato qui mia, se qualcosa. Quella non devo scoprire più. E qui, insomma, è troppo tardi per loro. Un posto. Ma. Non male, dai, insomma, il telefono, il reggiseno, insomma. Quindi, vabbè, dai. Pistola rotta. Pistola rotta. Ma ragazzi, noi ci fermiamo qui per questa grande serie di Resident Evil 7. C'è una voglia pazzesca di finirlo perché mi sta piacendo un sacco e al più presto possibile, ecco, anche lo provo perché mi piace anche un sacco e il tempo è quello che è. Io ci provo al massimo al 110%. Spolliciate, noi ci vediamo alla prossima serie di Resident Evil 7. Bella ragazzi.